Dal libro del profeta Ezechiele. Mi fu rivolta questa parola del Signore. Figlio dell'uomo, parla al principe di Tiro. Così dice il Signore Dio. Poiché il tuo cuore si è insuperbito e hai detto: Io sono un Dio, siedo su un trono divino in mezzo ai mari, mentre tu sei un uomo e non un Dio, hai reso il tuo cuore come quello di Dio. Ecco, tu sei più saggio di Daniele, nessun segreto ti è nascosto. Con la tua saggezza e la tua intelligenza hai creato la tua potenza, ammassato oro e argento nei tuoi scrigni. Con la tua grande sapienza e i tuoi traffici hai accresciuto le tue ricchezze, e per le tue ricchezze si è inorgoglito il tuo cuore. Perciò così dice il Signore Dio: poiché hai reso il tuo cuore come quello di Dio, ecco, io manderò contro di te i più feroci popoli stranieri. Snuderanno le spade contro la tua bella saggezza, profaneranno il tuo splendore, ti precipiteranno nella fossa e morirai della morte degli uccisi in mare. Ripeterai ancora: Io sono un Dio di fronte ai tuoi uccisori. Ma sei un uomo e non un Dio, in balia di chi ti uccide. Per mano di stranieri morirai della morte dei non circoncisi, perché io ho parlato. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: In verità vi dico, difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli. Ve lo ripeto, è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno dei cieli. A queste parole i discepoli rimasero costernati e chiesero: Chi si potrà dunque salvare? E Gesù, fissando su di loro lo sguardo, disse: Questo è impossibile agli uomini, ma a Dio tutto è possibile. Allora Pietro, prendendo la parola, disse: Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Che cosa dunque ne otterremo? E Gesù disse loro: In verità vi dico, voi che mi avete seguito, nella nuova creazione, quando il Figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, siederete anche voi sui 12 troni, a giudicare le 12 tribù di Israele. Chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figli, o campi per il mio nome, riceverà 100 volte tanto e avrà in eredità la vita eterna. Molti dei primi saranno ultimi, e gli ultimi i primi. La lettura del Vangelo di oggi segue la vicenda del giovane ricco ed ha gettato tutti nello sconforto. Alzi la mano chi tra noi avrebbe potuto dire a Gesù di osservare i comandamenti fin dalla più tenera età. Il giovane non ha accettato di compiere il salto e i discepoli, sconcertati, si chiedono come sia possibile seguire una strada tanto impegnativa. Gesù li rassicura: la ricchezza è stata l'ostacolo del giovane, si è fatto ingannare. Questo non significa che il maestro ce l'ha con i ricchi, solo ammonisce i suoi discepoli. La ricchezza può ingannare perché promette ciò che non può donare. La ricchezza non è un problema di spessore del portafogli, ma di ingombro del cuore. Possiamo essere attaccati a quel poco che abbiamo, diventando schiavi delle nostre paure. Il Signore ci chiede di essere liberi, di osare, di donare il nostro cuore alla causa del Vangelo, e ne riceveremo 100 volte tanto. La conversione è sempre iniziativa di Dio, ma richiede una nostra convinta adesione, una scelta operativa, dei gesti concreti. Pietro è scosso, come gli altri discepoli. Ci sono dei legami interiori troppo difficili da sciogliere, macigni interiori che ci sembrano impossibili da spostare. Allora interviene Dio. Lui solo può aiutarci a superare le nostre resistenze. Pietro e gli altri cercano rassicurazioni. Davvero loro hanno lasciato quel poco che avevano per seguire il Signore. Ed è così, dice loro Gesù, e avranno 100 volte tanto. Così sarà anche per noi.
proviamo a pensare quanto abbiamo ricevuto seguendo il Signore.